Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a un nuovo episodio di Pillole di Reddit. Siamo al numero 3. Oggi vedremo altri thread tra il cringe e l'interessante. Spero questa serie vi stia piacendo, vi prego di farmi avere i vostri feedback. Scrivetemi nei commenti, mandatemi una mail. Beh, iniziamo. Bene, primo thread. Lavorare come independent contractor. Temo sia independent in inglese, però è un errore comune, quindi signor White Jacob, ti perdoniamo. Ciao a tutti, ho ricevuto un'offerta di lavoro da una ditta USA che però mi assumerebbe come independent contractor, cioè dovrei aprire partita IVA. Aspettate un secondo. Ah, molto, molto, molto meglio. Per esempio, possono silurarmi senza preavviso perché il mercato italiano ha perso appeal o cose così? Che succede se sfondo il forfettario? Se qualcuno ha esperienze in merito, sono super gradite. Settore sales, mercato HR, ok, RAL tra virgolette 115.000, di cui la metà come possibili provvigioni. Allora, caro Jacob, White Jacob, mi sono trovato in una situazione simile. Quando a un certo punto volevo abbandonare il mio lavoro da dipendente in Italia, mi avevano fatto un'offerta da remoto, come appunto contractor per il Regno Unito, credo. Poi lì è stato divertente perché l'ho prima accettata, ho firmato, poi mi sono cagato sotto e sono tornato sui miei passi con la coda tra le gambe. E per fortuna non mi hanno denunciato. No, beh, no, non si denuncia per queste cose, però non è stato un punto alto della mia carriera. Sì, allora, possono silurarti senza preavviso, ovviamente. Nel tuo lordo devi considerare che devi pagarti da solo INPS. Se ti rompi un braccio e non puoi più lavorare, non vieni pagato per un mese, 2 mesi finché non ti sicura il braccio. E non puoi farci nulla perché tu fai fattura, tu fornisci un servizio, il servizio non viene fornito, la fattura non viene pagata. Poi magari l'azienda può venirti incontro a braccia aperte, sorrisone in faccia e dirti: no, guarda, ti diamo comunque qualche spiccio. Però non è detto, non devono farlo da contratto, quindi non aspettarti nulla. 115K, di cui la metà possibili provvigioni, è un problema, perché se fossero 115, ti ritroveresti esattamente in quella fascia di fatturato dove non conviene lasciare il forfettario, perché guadagneresti di netto effettivamente meno pur fatturando di più in regime ordinario rispetto a quanto avresti con 85.000 massimo in regime forfettario. Non è il massimo, però dipende un po' quanto sei pagato adesso, quanto ti senti sicuro di poter mantenere questo lavoro e quanto insomma poter trovare un altro cliente. Cominciamo a usare i termini giusti. Diciamo che così a occhio prenderei in considerazione di parlare con questa azienda e fargli presente che esistono dei servizi tipo, credo si chiami remote.com, con cui non ho affiliazione ovviamente, che permettono a un'azienda estera di assumerti effettivamente come dipendente. E remote.com gestirebbe tutta la parte burocratica per l'azienda. Se non sono disposti, valuta attentamente perché trovarsi in quella fascia non è bellissimo. Parlane con un commercialista, magari, cerca di capire. Le cose cambiano anche di anno in anno. Allora, vediamo questo. Consigli per iniziare e che broker utilizzare per investire in ETF? Ciao a tutti, ho ricevuto dei soldini, meno di 1000 euro, come regalo. E vorrei investirli in qualcosa per non farli erodere dall'inflazione. Ok. Ho già un fondo di emergenza di circa 7 volte la dimensione del regalo. Non ho una buona preparazione di economia, ma leggendo in giro, le cose un po' più stabili e ad alto rendimento sembrano essere l'indice S&P 500 e quello mondiale. Dopo un po' di studio ho scelto questi ETF perché hanno basso costo di mantenimento, sono la riproduzione. riproduzione. Fisica e hanno un prezzo per unità basso. Vediamo. Vanguard S&P 500, Lyxor Core MSCI World. Ok, c'è poca differenza tra i due, eh. Devo dire che c'è poca differenza. Parliamo di un 30%. Che ne pensate? Dovrei aggiungere qualche titolo di stato? Sull'asset allocation, troppi pochi dettagli, però se mi dici che hai ricevuto 1000 euro,
Probabilmente sei un minore o comunque qualcuno intorno ai 18 anni, senza un lavoro, senza un reddito fisso, che vive a casa dei genitori. Ho aperto un conto su DeGiro devi fare la dichiarazione dei redditi, però. Devi fare la dichiarazione dei redditi e sì, te la forniscono loro. Ecco, approfitto di questo momento per attirarmi qualche ira di qualche subscriber. Perché utilizzate DeGiro? Perché vi costringete a fare la dichiarazione dei redditi da soli? Allora, mi sono attirato qualche critica quando l'ho detto sui soldi degli altri, di Mr. Rip. Ho detto chiaro e tondo che per me non ha senso prendere un broker estero in Italia per comprare ETF. Non ha senso perché se volete risparmiare sulle commissioni, le commissioni quando acquisti ETF con un orizzonte temporale di anni sono abbastanza irrilevanti. Dovreste solo guardare i TER e i TER non cambiano tra DEGIRO, Directa, Fineco, eccetera. Se fate trading è un altro conto, ma il vero punto è perché vi costringete a fare la dichiarazione dei redditi? Allora, o avete veramente un ingente capitale da investire ed effettivamente fate diverse operazioni durante l'anno, e allora sfruttate il vantaggio, che non è poco in questi tempi in cui i tassi sono più alti e l'inflazione corre, sfruttate il vantaggio, dicevo, di dover dare allo Stato i soldi più in là. Quindi voi fate le vostre operazioni, comprate e vendete, ma non pagate subito al broker il capital gain, ma lo pagate una volta all'anno in dichiarazione dei redditi. Questo per chi ha ingenti somme e chi fa operazioni notevoli più volte all'anno ha molto senso. Però parliamo sempre di trading, probabilmente, non parliamo di investitori passivi, ok? Se non dovete fare queste cose, non ha senso venirmi a dire sì, ma a me non costa niente andare dal commercialista o andare al caffè e pagare 30 euro. Ok, ma dall'altra parte non dovete fare assolutamente nulla, non avete nessuna responsabilità di nessun genere. Il broker ha un sistema automatico che fa i calcoli per voi e paga le tasse. Meglio di così non esiste. In Italia non c'è meglio di così. Per cui io sinceramente, al di là della pubblicità enorme che fanno questi broker esteri, per chiunque, come per questo ragazzo o chiunque si approcci al mondo degli investimenti, specie investimenti da ETF passivi, in Italia abbiamo discreti broker, alcuni anche piuttosto economici, magari al centesimo non tanto economici quanto quelli esteri, però se non fate 10 operazioni al giorno, chi se ne frega. Comunque, chiusa parentesi, il consiglio che posso dare a questo ragazzo è 1000 euro. Non ha molto senso investirli. Nella tua vita guadagnerai quella cifra ripetuta tante volte nel corso di un anno, ti auguro. Prendere adesso e metterli da parte può non aver senso, o meglio, potrebbe aver senso se è l'inizio di un accumulo dove magari prevedi che ne riceverai altri e vuoi cominciare ad ammassarli. Se è solo per dire ho ricevuto questi 1000 euro una tantum, non credo ne riceverò altri per un tot. Non ha particolarmente senso investirli se non per imparare le basi di comprare strumenti finanziari. Però, ecco, forse li spenderei meglio in formazione. Spendi in formazione in qualcosa che ti dia negli anni futuri un ritorno molto più alto di un pack azionario. E pensa più in là agli investimenti. Gli ETF che hai scelto sono molto pesati sull'America, cioè uno è solo americano, l'altro è molto pesato sull'America. C'è a chi va bene, c'è a chi no. Allora, 5K al mese di stipendio. Buon per te. Acquisto casa e investimenti. Ciao, mi piacerebbe ricevere consigli su come gestire il mio budget perché credo di star sbagliando qualcosa sugli investimenti. Situazione attuale, 30M, circa 5K al mese grazie al regime rimpatriati. C'è un po' uno scherzo su Italia Personal Finance, secondo cui la maggior parte degli utenti hanno regime impatriati, RAL di 150K in su. Ovviamente non è così, però fa un po' riflettere, fa un po' riflettere. 10K liquidi, 50K in VWC, spese mensili non oltre 2,5K, di cui 800 in affitto, pack mensile di 1.500. Il dubbio che ho su questi investimenti in azionario, considerando che per prorogare il regime agevolato sicuramente comprerò casa entro i prossimi 5 anni, non so però al tempo stesso quando comprerei casa, ma immagino che inizierò a guardarmi intorno non oltre 2 anni, visto che ci potrebbe volere un po' a trovarla. Dovrei mettere tutto su un CD? Fino al raggiungimento di una cifra per un mutuo? Quale cifra? E lo chiede a noi, quale cifra? E poi eventualmente ripartire con un pack per la pensione? Come gestireste questo budget con queste prospettive? Grazie in anticipo. Beh, no, l'azionario in questo caso è un grave errore. Azionario no, CD
Può aver senso, così come qualunque altro prodotto a capitale, tra virgolette, garantito, che non significa i prodotti bancari che si chiamano a capitale garantito, per favore. Il problema è che non sai quando compreresti casa, quindi guardiamo il caso peggiore, tra 2 anni devi comprare casa, azionario non va bene, troppa varianza nell'azionario. Per il resto te la passi piuttosto bene, beato te che sfrutti questo regime 5K al mese, saving rate del 50%, buono. Ecco, in realtà il tuo fondo di emergenza è troppo piccolo, hai solo 4 mesi in fondo di emergenza, io penserei più ai 6. In più, nel tuo caso, al posto di BWC, qualche prodotto meno volatile per acquistare la casa quando sarà il momento. Thread piuttosto breve, sono uno sviluppatore software front-end, 7 anni di esperienza, luogo di lavoro Verona. La mia RALA attuale è 29. Volevo capire se questa RALA rispecchia gli stipendi attuali o meno. Soprattutto comparato con altre città. No, non puoi compararlo con altre città. Cioè, lo puoi comparare con altre città, però non per questo devi dire sono sottopagato. Se ti trovi in una città con costo della vita inferiore, e soprattutto dove il mercato è quello, non puoi pensare, ok, a Milano pagano 40K per i miei 7 anni di esperienza, che è molto probabile. Non conosco al dettaglio le statistiche, ma a occhio sì, tranquillamente. Posso dire per Roma sei sottopagato, però quali sono gli affitti a Verona e quali sono gli affitti a Roma? Qual è il mercato di Verona e qual è il mercato a Roma? Questa è la cosa più importante che devi chiederti. Se sei disposto a spostarti, sì, puoi trovare di più, ma puoi trovare anche dove spendi molto di più, quindi da valutare più attentamente, direi. Oh, allora, forfettario sì, forfettario no. Salve a tutti, scusate l'account throwaway. Un account throwaway su Reddit è un account che crei al volo per fare una domanda e poi di solito butti. Questo per chi vuole rimanere ancora più anonimo del solito. Sono riuscito a tenermi un lavoro da remoto presso l'azienda dove ho lavorato in UK per quasi 10 anni e ora faccio il contractor. Praticamente un full-time mascherato. Dal loro punto di vista sono un impiegato, almeno in termini di ore, giorni lavorativi, eccetera. Praticamente ho partita IVA e ogni mese mando la fattura. Credo sia abbastanza comune come cosa, ma giusto per chiarire. Sono quasi 3 anni che sono in questa condizione. Al momento sono in regime semplificato, dato che ho un fatturato che supera di poco i limiti del forfettario, ma sto cercando di rientrare in questo regime per agevolazioni fiscali abbastanza importanti. Ti capisco assolutamente. Cosa mi impedisce di lavorare meno e stare in forfettario perenne? Allora, domanda interessante. Ovviamente ci sono due soluzioni al tuo dilemma: fatturare meno o fatturare di più. Tanto per spiegare a chi è meno avvezzo, con il regime cosiddetto forfettario, ipersemplificando, se fatturi fino a 85.000 l'anno, puoi rientrare in questo regime, hai una tassazione molto molto agevolata. Superando questa soglia, dall'anno successivo entri in regime ordinario pagando una barca in più di tasse. Se superi già nell'anno stesso i 100.000 di fatturato, fin da subito entri in regime ordinario. Questa è una novità di quest'anno. Quindi inutile dire che molti cercano di rientrare nel forfettario perché non si tratta solo di tasse, ma anche di adempimenti burocratici molto inferiori. Però per tu che ti trovi fuori, non lo so, co così a occhio ti direi cerca di fare di più. Però dipende anche dalle tue spese annuali, da quello che vuoi dalla tua vita. Cioè, se effettivamente ti trovi in un'azienda dove stai bene, chiedere di più. Sicuramente cambiare azienda. Io non sarei assolutamente per dirti a prescindere, spingi a fare di più. Potresti voler dire io sto bene così, voglio solo pagare meno tasse in maniera legale, magari anche lavorare di meno, avere più tempo per me stesso, per i miei figli. Non è una risposta così scontata come pensavo. Riflettendoci adesso, anch'io cerco di non superare il forfettario anche per altri motivi, non solo per motivi puramente monetari. Effettivamente voglio anche qualche mese all'anno riposarmi. Per cui no, diciamo, se punti a crescere, sbagli a voler rientrare nel forfettario. Se tutto sommato dici io punto a star bene, punto al mio benessere fisico, psicologico, sì, proponi un 4-day work week o qualcosa del genere e pace. Allora, 19K RAL dopo diploma in informatica. Salve, è la prima volta che posto qui, quindi non so se sono nel posto giusto. Vediamo. Comunque, ho appena ricevuto un'offerta di lavoro di apprendistato con CCNL metalmeccanico PMI di livello 3 con RAL di 19K, 1490 lordi al mese. Più bonus, solo pranzo a quanto ho capito. Buoni pasto, intendi forse? Il lavoro è ovviamente inerente a informatica. Premetto che questa è la mia primissima offerta di lavoro e che sono appena uscito da un ITIS, diploma in informatica, e che a settembre farò l'università, sempre informatica, ma non c'è neanche un accento da nessuna parte.
pensando di lavorare e studiare. A fine luglio compio 19 anni. Secondo voi è ottima per iniziare? Beh, va bene per iniziare. Ho visto che molti altri appena iniziano, dopo il diploma ottengono ad esempio uno stage a 600 euro al mese, che sarebbe orribile. Eh sì. Però ho visto che per posizioni junior la RAS iniziale sarebbe di 23k, ma forse non vale nel mio caso in quanto è, con l'apostrofo, letteralmente la mia prima esperienza lavorativa. Ok, migliorare un po' sull'esposizione, prima cosa. Seconda, credo sia una discreta offerta per un neodiplomato. In realtà la prima RAL credo che sia quasi indifferente. Il primissimo lavoro devi puntare a imparare. Devi puntare veramente a entrare in certe dinamiche, capire come funzionano le cose, farti una carriera, iniziare a farti il CV. E chi se ne frega se prendi 19, 18, 17 o 12. Dipende tutto da dove sei finito, che azienda ti sta formando, ti sta crescendo, in che squadra ti trovi. Poi a fare il salto è un attimo. Per me è abbastanza indifferente. Quindi dai, bocca al lupo e 19 va alla grande, perché appunto, come dici tu stesso, c'è chi ottiene uno stage a 600 euro al mese, quindi i tuoi 1490 lordi, che comunque in Italia sono tassati poco, fanno più che bene. Ah, domandina frizzante. Salve, faccio questo post per capire un attimo come da titolo quali e quanti conti correnti avete e perché soprattutto. Curiosità più che altro, per sapere anche io come regolarmi, punto, grazie. E come regolarmi? La risposta è dipende. Sei un sedicenne che prende la paghetta dai genitori, che non ha niente se non quei 10 euro nel portafogli. È un conto corrente, forse anche troppo. Sì, bene averlo per cominciare a capire come funziona, però anche puoi anche non averlo. Sei 40 anni, sei in carriera, hai una casa, hai figli, eccetera, eccetera, eccetera. Minimo, minimo, dovrei averne un paio, tre, per evitare situazioni di blocco, per evitare problemi. A volte succede che certe banche blocchino l'operatività per un weekend perché hanno un guasto informatico, eh. Non è del tutto strana come situazione, purtroppo. Quindi averne due è il minimo, avere un po' di liquidità in entrambi è il minimo. Quali? Vabbè, sui quali non mi esprimo. Come dice anche Paolo Coletti, avere un conto corrente in una banca locale non è male perché vi risolvono certe rogne. E vi assicuro che chi dice: ah, io in 10 anni la mia banca online non sono mai dovuto andare allo sportello. Ok, però nella vita incontrerete delle rogne che la banca online non vorrà troppo risolvervi. Perché a volte capitano quelle situazioni un po' spinose che però la banca locale con la persona di fiducia vi risolve. Non per questo dovete comprare i loro prodotti assicurativi o bancari o di investimento, eccetera, però pagare quel 2-3 euro al mese di canone magari può anche aver senso. E come banca principale, perché no, una banca online più snella, più veloce, più piacevole da utilizzare. Sì, ci sta. Allora, questo thread ha solo il titolo. Mentire sulla propria RAL in fase di colloquio per ottenere uno stipendio più alto. Pratica da denigrare e combattere o cosa buona e giusta? È una domanda difficile. Non bisogna essere troppo assolutisti in queste cose, altrimenti rischi di non ottenere quello che vuoi o di inimicarti l'altra parte, perché non è detto che se l'altra parte chiede la RAL e ne vuole prova sia un'azienda di merda. Automaticamente, magari è solo l'HR assunto da poco, un po' petulante si può dire, che vuole fare il bene dell'azienda. L'azienda è un organismo complesso, valutarlo solo dalla persona che ti fa il colloquio non è semplice. Mentire non direi tanto, a meno che non siate proprio costretti perché siete pressati. Piuttosto direi non dire qual è la propria RAL, dire no, guardate, parliamo di quello che potete offrirmi e insistere in maniera molto tranquilla sul fatto che la propria RAL attuale non importa. Se poi a un certo punto diventa proprio fondamentale poterlo dire, altrimenti il colloquio non sta andando avanti, potrebbe aver senso mentire. Ovviamente non fatelo in maniera ufficiale, non fornite documenti contraffatti. Beh, in bocca al lupo. Allora, agente di commercio, auto nuova usata? Salve, sono un agente di commercio in regime forfettario, fatturato di circa 60k lordi all'anno. Nel prossimo futuro dovrò acquistare una nuova auto. La domanda si è presentata molte volte, ma non ho mai letto spunti particolarmente interessanti per me. Faccio molti chilometri ed è inutile dire che l'automobile costituisce il mio principale mezzo di lavoro. Qual è il budget che dovrei allocare per l'acquisto? Esistono degli studi in merito? A parità di budget è meglio acquistare nuovo o usato? Non avrei in questo momento un'auto con più di 310.000 km e quest'anno ho già speso circa 2.000 euro in manutenzioni straordinarie. Allora, facciamo due calcoli veloci. Fatturato 60k
60.000 chilometri anno. Ecco, spostiamo qua. Quanto abbiamo detto? 50.000. Per cui abbiamo di benzina. Allora, con un conto molto spannometrico, se hai un diesel tendenzialmente sarà, diciamo così, ci va la virgola. Costo auto nuova, diciamo 25.000. Poi si serve un'auto spaziosa, forse io penserei più di 30.000. Magari un'auto con cui vai dai clienti, eccetera. Per cui costo annuale auto, parliamo di questo. Tecnicamente sarebbe 50. Allora, diciamo che un'auto può reggere 300.000 diviso questo. Manca uno zero. Ok. Manutenzioni, tu dici che ne hai spesi già 2.000 quest'anno, ti do un 1.000 euro all'anno indicativo. Perché i primi anni non spendi nulla. Quindi sostanzialmente stai spendendo intorno ai 10.000 euro all'anno. Forse nel tuo caso ha senso il forfettario. Sì, penso intorno ai 30.000 vada bene, però dipende un po' da te quanto ci vuoi spendere, che tipo di auto ti serve. Dopotutto è un'auto per il lavoro, non è un'auto per svago, quindi 5.000 euro all'anno per un'auto da 30.000 ogni 6 anni può aver senso, può aver senso. Allora, vediamo questo. Pack, aggiungo le small cap? Attualmente la parte azionaria del mio pack è composta dal classico binomio SWDA più EYMI, ok, SVDA più AIMI. Essendo che quest'ultimo ETF investe anche nelle small cap, a differenza dell'altro, stavo pensando di integrare anche i paesi sviluppati con le small cap tramite ETF IUSN. Opinioni pro e contro a riguardo? In che percentuale redistribuireste il tutto? ETF alternativi a IUSN? Ha senso, però devi considerare che non stai più seguendo la capitalizzazione, ti stai un po' esponendo sulle small cap, che comunque è un fattore. Sono rimasto con la webcam in alto a destra. Eccoci. Che comunque è un fattore che tutto sommato ha dato i suoi frutti in passato e non dispiace neanche a me espormici un pochino. C'è sempre il problema di differenziazione geografica che in questo caso è scarsa con questi ETF, però lì parliamo di scelte personali. È un ottimo ETF IUSN che posseggo anch'io, come potete vedere dal mio video, il mio portafogli di ETF bond, che vi lascio linkato qui. In questa posizione sopra. Per cui sì, niente da eccepire. RAL da contratto determinato a partita IVA come calcolare? Non è un calcolo semplice secondo me, perché va considerata la tua attitudine al rischio. Però proviamo a fare matematicamente due conti. Al momento lavoro in partita IVA anche ad un rate che mi soddisfa, ma il lavoro non offre molte crescite professionali. Sto cercando di fare un career switch in un ambito in cui feci già un tirocinio di 6 mesi 2 anni fa. Ho trovato un'azienda super interessante, ok, quindi software dev. Anche se mi sembra di capire non navighi nell'oro. Mi chiedono se per i primi 6 mesi sarei disposto a lavorare in partita IVA full time da loro, prima di un'assunzione. Piccola red flag. Piccola? No, non è una piccola red flag, eh. Non è una piccola red flag, è una gigantesca red flag. Per testarmi in ambito, ok, siccome non ho effettivamente le skill necessarie, loro dovrebbero insegnarmele. Immagino sia una sorta di livello super junior o tirocinio, e sono d'accordo con ciò. Non è una buona. Non mi dà una buona impressione un'azienda che vuole farmi aprire partita IVA per mettermi alla prova, per formarmi. Voglio dire, se vuoi investire su di me, mi assumi. Che problema c'è? Perché mi devi far fare la partita IVA? Non è una piccola red flag, credimi. Non è piccola. Sarei disposto ad accettare la classica RAL entry level da 24-26. Se dovessi convertire questa RAL in fattura partita IVA mensile, che calcolo dovrei fare? Vediamo, sono in forfettario con sconto 10% che mi portano un 26 di INPS e 5 di tasse sul 78%. Ok, quindi hai fatto i conti già abbastanza bene. Netto pari al 75% del fatturato, sì, mi torna. Quindi quanto dovrei aggiungere mensilmente alla richiesta? Normalmente lavorando come contractor a partita IVA si parla non tanto di mensile, che è un po' difficile da gestire, si parla più di tariffa giornaliera, che io penso sia la cosa più semplice e diretta per tutti. Io questo giorno lavoro, mi paghi la giornata. Questo giorno non lavoro per malattia, ferie, quello che ti pare, non mi paghi la giornata. Per cui volendo dare un consiglio, la tariffa tua giornaliera sarebbe questa. Quindi diciamo che questo sarebbe il tuo lordo, ok? Ok, io ti direi 20.
24.000 RAL va bene. Però in forfettario minimo minimo farei per 1,5, ma io farei anche per 2. Quindi volendo chiedere questo, dividi per all'incirca 220 giorni lavorati all'anno e diciamo che tra i 200 e i 220 minimo sarebbe la tua tariffa giornaliera. Poi lavori di meno prendi di meno, se lavori di più prendi di più. Tendenzialmente questo, 220 giorni l'anno tiene conto sia di ferie che di malattie. 220 è una buona stima. Troppo sbilanciato verso l'America con SVDA, come posso ribilanciare? Ho un orizzonte temporale ampio, 30 anni, ok. Ho un 100% azionario con SWDA, ok. Ma come detto da altri, è troppo sbilanciato verso gli USA. Come potrei ribilanciare a livello globale? Ho creato questo post, tutto si basa sul video di Paolo Coletti. Ok, rimane valido il discorso che ho fatto nel video precedente. Non è un discorso da fare quello di prendere il consiglio di qualcuno su internet e quindi andare a rimodificare tutti i propri investimenti per ottimizzarli secondo quel consiglio. Al massimo, d'ora in poi, considerano il tuo pack, se stai accumulando. Beh, esistono diversi ETF sia per singole nazioni, ma spesso hanno terra alti o sono a replica sintetica, per cui non te li consiglio troppo. Altrimenti esistono per macro aree, Pacifico, di solito escluso Giappone, quindi magari poi integri con un Giappone. Europa, mercati emergenti, USA più Canada. Se vedi il mio video precedente, il primo video di questo canale, tra l'altro, faccio un po' un excursus su alcuni ETF possibili, interessanti, e poi risolvere il tuo problema di creare una sorta di equal weighted. Però non lo so, valuta bene. Non è necessariamente sbagliato seguire la capitalizzazione di mercato, è un discorso complesso, però ragionaci bene.